Giorgio Calcaterra incontra questa mattina gli studenti. Quanto è importante insegnare i valori dello sport, soprattutto in un ambiente come qui a Sulmona, dove c'è un indirizzo ben affermato di scienze motorie sportive? No, è importantissimo. Lo sport non fa solo bene al fisico, lo sport fa bene anche alla mente, aiuta a vivere meglio, a crescere meglio, insegna dei valori che spesso molte persone non hanno. Quindi trasmettere, cercare almeno di trasmettere questa passione e comunque, non voglio dire la passione, ma l'importanza che ha lo sport, secondo me è determinante. Una lezione di sport e di vita con il campione del mondo della 100 km nella ultramaratona Giorgio Calcaterra, che ha incontrato all'auditorium dell'Agenzia per la Promozione Culturale gli studenti del Giambattista Vico di Sulmona, dove da una decina d'anni è stato istituito l'indirizzo motorio sportivo. Calcaterra ha parlato ai giovani delle sue esperienze. Io devo ringraziare i miei genitori, ma anche moltissimo i miei insegnanti di educazione fisica, che sia alle medie che alle superiori mi hanno continuato a trasmettere questa passione, ed è poi grazie a loro appunto che ho continuato. Giorgio Calcaterra è nella top list mondiale per i tempi fatti registrare. Ha stabilito il record di maratone in un anno sotto il tempo di 2 ore e 20 minuti. È una domanda che spesse volte le hanno fatto: come si fanno a correre i 100 km? Io aggiungerei: come si fanno a correre 16 maratone in un anno? Questo è il suo record imbattibile. Sì, il record appunto di 16 maratone corse in un anno sotto le 2 ore e 20. Io ho corso la 100 km alla media di 3 minuti e 50 a chilometro, che è un tempo che quando ho cominciato a correre mi sognavo neanche su 10 chilometri riuscivo a farlo. Però l'allenamento, come in tutte le cose, e questo è un altro insegnamento dello sport, ci permette poi di fare delle cose veramente quasi impossibili. Nell'incontro organizzato dal Liceo Vico, apertosi con un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa del giovane rugbista Salvatore Di Padova, l'ultramaratoneta è stato accolto dalla Runners Sulmona e dai docenti della scuola, in particolare dalla dirigente scolastica Caterina Fantauzzi e dal professor Pino Parascandalo, che ha raccontato di aver avuto Giorgio Calcaterra come alunno in un liceo romano. Grazie dunque alla conoscenza diretta è stato possibile invitarlo in città. Se uno studente questa mattina le dovesse chiedere: io voglio diventare come Giorgio Calcaterra, lei cosa risponderà? Io risponderò che innanzitutto lo ringrazio per prendermi di esempio, e poi posso dirgli che impegnandosi si può fare, cioè si può diventare un ultramaratoneta, cioè correre per tanti chilometri, e lo si può fare stando bene, divertendosi. A me una delle prime cose che dicevano quando ho cominciato a fare tante gare è: tu non durerai, sono troppe gare, si possono fare 2 o 3 maratone l'anno, tu fra pochi mesi, massimo un anno, non correrai più. Io ormai ho corso più di 200 maratone, sto all'incirca 15-16-100 chilometri, corro dal 1982, quindi penso di averli smentiti. E quindi dico che se si fanno le cose con la testa, ci si allena bene, senza esagerare né in un senso né nell'altro, comportandosi bene, mangiando bene, insomma curando il proprio corpo, rispettando appunto le pause che il nostro corpo ci chiede, si può correre a lungo e si può star bene.